Oggi ci occupiamo di esaminare le principali caratteristiche della radiazione di corpo nero. Cominciamo da alcune definizioni. Che cos'è un corpo nero? Beh, un qualunque oggetto a noi appare con un determinato colore che dipende, oltre che dalle proprietà dell'oggetto, anche dalla luce con cui questo oggetto viene illuminato. Facciamo un esempio. Prendiamo due oggetti che a noi appaiono di colore diverso. Per esempio, un oggetto che ci appaia di colore giallo e un altro che ci appare di colore rosso. Questi diversi colori da che cosa sono determinati? Beh, sicuramente dalle proprietà dell'oggetto, in particolare dalla sua superficie, dalle caratteristiche della sua superficie, ma c'è anche un altro aspetto da esaminare, e riguarda il fatto che la nostra visione, cioè il modo in cui gli oggetti vengono percepiti, dipende moltissimo dalle caratteristiche della radiazione, della luce che illumina questi oggetti. Quando la luce arriva sulla superficie di questo oggetto, viene in parte riflessa e in parte assorbita. La componente che viene riflessa è ciò che può arrivare ai nostri occhi. Se l'oggetto quindi fa arrivare ai nostri occhi soltanto la luce che ha la componente gialla, questo dipende dalle lunghezze d'onda lambda che vengono effettivamente riflesse, allora l'oggetto apparirà giallo. Se invece la radiazione che arriva ai nostri occhi presenta soltanto le lunghezze d'onda che corrispondono al rosso, l'oggetto apparirà rosso. Quindi normalmente una luce multicolore, come può essere quella solare, una luce che ha una composizione varia, illumina un oggetto, una parte di questa radiazione viene assorbita, una parte viene riflessa. La parte che viene riflessa determina la sensazione del colore dell'oggetto. Allora, che cos'è un corpo nero? Beh, secondo il senso comune, un corpo nero è un oggetto scuro. Di conseguenza, volendoci richiamare a quanto abbiamo appena detto sul colore apparente degli oggetti, un oggetto di colore nero è un oggetto che assorbe almeno la gran parte della radiazione che incide su di esso. Quindi se arriva della luce su un oggetto e nessuna parte di questa luce viene riflessa, questo oggetto apparirà ai nostri occhi come un oggetto di colore nero. Diamo quindi la seguente definizione di corpo nero. Un corpo nero è un oggetto, o un corpo, che è in grado di assorbire tutta la radiazione che incide su di esso. Se ci riferiamo a questa definizione, troviamo alcuni limiti nei riferimenti che abbiamo fatto a ciò che i nostri occhi sono in grado di percepire. Se rappresentiamo su un asse i possibili ordini di grandezza della radiazione visibile, ordini di grandezza nel senso della lunghezza d'onda, possiamo rappresentare le onde elettromagnetiche che possono essere effettivamente da noi misurate. Andiamo da valori che vanno da 10 alla meno 10 metri, 10 alla meno 8, 10 alla meno 6, 10 alla meno 4, è una scala logaritmica chiaramente, 10 alla meno 2, 10 alla 0 significa 1, 10 alla 2, eccetera. Il tutto espresso in metri. Beh, qui siamo nella banda delle onde radio, lunghezze d'onda che vanno dal metro o poco al di sotto del metro, 10 alla 2 metri, 10 alla meno 2, siamo tra le onde radio, poi andiamo alle microonde, poi andiamo alle radiazioni infrarosse, poi andiamo effettivamente al visibile, ultravioletto, raggi X, raggi gamma. Di fatto in questo schema la radiazione visibile copre un intervallo estremamente ristretto. Se andiamo a selezionare la parte della radiazione visibile, dovremmo prendere questa zona qui. Una zona estremamente ristretta che, opportunamente ingrandita, ci porta a lunghezze d'onda che vanno da circa 400 a circa 700 nanometri. Quindi siamo nell'ordine di 4-7
7 per 10 alla meno 7 metri. Questa banda di lunghezze d'onda delle onde elettromagnetiche rappresenta la luce, cioè l'insieme di lunghezze d'onda che il nostro occhio è in grado di percepire. È chiaro che si tratta quindi di una banda molto limitata rispetto a tutte le possibili lunghezze d'onda che la radiazione elettromagnetica può avere. Significa quindi che la definizione che abbiamo dato poco fa, quando diciamo che un corpo nero è un corpo che è in grado di assorbire tutta la radiazione che incide su di esso, qui si fa riferimento a tutta la radiazione possibile, non solo quella percepita dai nostri occhi. È chiaro quindi che la sensazione visiva, cioè il colore percepito dagli occhi, in realtà rappresenta qualcosa di molto limitato rispetto alla definizione che abbiamo dato. I nostri occhi percepiscono soltanto una fetta molto limitata della radiazione. Quindi per noi un corpo nero è un corpo che è in grado di assorbire qualunque cosa, che sia onde radio, che siano ultravioletti, che sia luce. Ora, un oggetto che sia in grado effettivamente di assorbire tutta la radiazione che incide su di esso, nella realtà non esiste. È possibile però ottenere una approssimazione abbastanza convincente per un oggetto di questo genere. Vediamo come. Immaginiamo di utilizzare un oggetto cavo. Per esempio una sfera cava, che abbia sulla sua superficie praticato un piccolo foro. Se questo oggetto viene illuminato, in particolare nella parte del foro, della radiazione che venga a entrare all'interno della cavità attraverso questo foro, colpisce le pareti interne. Le pareti possono essere più o meno opache o più o meno in grado di assorbire o riflettere questa radiazione. Comunque una parte, una percentuale della radiazione incidente all'interno del corpo nero è in grado di essere riflessa. Verrà riflessa dalle pareti. Nelle riflessioni successive si avrà una parziale riflessione e un parziale assorbimento. È chiaro che probabilisticamente, se il foro è piccolo rispetto alle dimensioni lineari della cavità, è molto improbabile che nelle riflessioni successive si vada a colpire nuovamente il foro d'ingresso della radiazione. Il che significa che anche quando questo prima o poi va a succedere, in realtà la percentuale di radiazione che può uscire dal foro da dove è entrata è estremamente ridotta. Quindi tutta la radiazione che entra dentro questo foro di fatto viene progressivamente assorbita nelle riflessioni successive. E quindi il foro è in grado di comportarsi seguendo proprio la definizione che abbiamo appena dato, si comporta come un corpo nero. Perché è così interessante occuparsi di un oggetto che abbia queste particolari proprietà? Beh, c'è da fare una considerazione. Noi stiamo considerando questo oggetto nelle condizioni in cui esso assorbe la radiazione che incide su di esso, ma stiamo supponendo che questo oggetto sia essenzialmente freddo. Cosa vuol dire freddo? Beh, per noi freddo è un oggetto che sia ad una temperatura più bassa della temperatura ambiente, per esempio. In realtà, quando parliamo di corpo nero, per freddo intendiamo un oggetto che si trovi alla temperatura dello zero assoluto, cioè lo 0 Kelvin. A qualunque altra temperatura che non sia lo zero assoluto, infatti, è noto che tutti gli oggetti sono in grado di emettere radiazione elettromagnetica. Non di riflettere, ma di emettere. Cioè, tutte le superfici che si trovano a temperatura più elevata dello zero assoluto emettono una certa quantità di radiazione elettromagnetica. Con quali caratteristiche? Cioè, con quale intensità e con quale lunghezza d'onda? Beh, l'esperienza ci insegna che una barra di metallo che venga scaldata alla fiamma può diventare luminosa, cioè effettivamente può emettere luce. Però un oggetto che non sia scaldato fino a temperature dell'ordine di 2000-3000 Kelvin, che sono le temperature necessarie per rendere visibile, rosso intenso, un oggetto scaldato, in realtà può comunque emettere radiazioni elettromagnetiche anche se queste non sono visibili. Un termosifone, ad esempio, emette onde elettromagnetiche, però in una banda di lunghezze d'onda che non è percepibile dal nostro occhio, per esempio nell'infrarosso, nelle microonde. Qualunque oggetto che si trovi in una temperatura T diversa dallo 0 Kelvin emette onde elettromagnetiche, ciò che può cambiare l'intensità e la lunghezza d'onda. Come è espressa l'intensità della radiazione? Beh, l'intensità della radiazione è una grandezza la cui unità di misura nel sistema internazionale è la seguente: watt su metro quadrato. Watt, cioè potenza, quindi energia sull'unità di tempo,
diviso metri quadri. Quindi è la potenza per unità di superficie. Giusto per fare un esempio, la costante solare esprime l'intensità della radiazione solare in vicinanza della Terra ed ha un valore di circa 1400 watt su un metro quadrato. Questo numero ha il seguente significato: su ogni metro quadrato di superficie in vicinanza della Terra, il Sole irradia con una potenza di 1400 watt. La superficie di un oggetto che noi abbiamo definito corpo nero è in grado di irradiare. Con quale intensità e su quali lunghezze d'onda dipende essenzialmente dalla temperatura alla quale questo oggetto viene portato. L'emissione di radiazione per riscaldamento non è una caratteristica unica del corpo nero. In realtà qualunque oggetto scaldato emette radiazioni elettromagnetiche, però per il corpo nero si ha un comportamento particolarmente interessante. Infatti, un corpo nero emette in modo indipendente dalla sua composizione chimica. Quindi qualunque siano le caratteristiche chimiche, anche fisiche, di un corpo nero, purché possa essere identificato come tale, cioè come corpo nero, in grado di assorbire tutta la radiazione che incide su di esso, le sue caratteristiche di emissione, cioè le lunghezze d'onda emesse e l'intensità della radiazione emessa, dipendono esclusivamente dalla temperatura, ma non dalla particolare composizione dell'oggetto. L'interpretazione teorica dell'emissione di corpo nero si è rivelata particolarmente interessante perché ha messo in luce alcuni limiti della fisica classica che andremo a discutere. Per poter discutere però queste caratteristiche dobbiamo innanzitutto capire come si distingue da un punto di vista quantitativo un corpo nero da qualunque altro oggetto che emetta una volta scaldato. Supponiamo di prendere due oggetti, uno che sia identificabile come corpo nero e un altro oggetto che invece abbia caratteristiche diverse. Allora, il primo è un corpo nero. Il primo è un oggetto qualsiasi. Supponiamo che entrambi vengano scaldati ad una temperatura T. Entrambi emettono radiazione elettromagnetica. Supponiamo di indicare con I con 0 l'intensità della radiazione emessa dal corpo nero misurata e con I senza lo 0, senza il pedice 0, l'intensità della radiazione elettromagnetica emessa dall'oggetto di colore qualsiasi, di caratteristiche qualsiasi, che non sia identificabile come corpo nero. Allora, il rapporto tra l'intensità emessa dal corpo non nero e l'intensità emessa dal corpo nero alla stessa temperatura prende il nome di coefficiente di emissione del corpo non nero. Quindi il coefficiente di emissione esprime la percentuale di radiazione emessa da un oggetto qualsiasi riferita all'emissione di un corpo nero alla stessa temperatura. Ciò che si rileva facendo le misure dell'intensità della radiazione è che qualunque altro oggetto emette meno di un corpo nero alla stessa temperatura, cioè questo coefficiente di emissione ha un valore compreso fra 0 e 1, e il valore 1 si ha soltanto nel caso di un corpo nero. Quindi questo rapporto può essere espresso in termini percentuale, espresso in termini percentuali a valori compresi fra 0 e il 100%. Il coefficiente di emissione è quindi la percentuale di radiazione, l'intensità di radiazione emessa da un corpo non nero riferita al corpo nero alla stessa temperatura. Un altro parametro che è interessante per distinguere un corpo nero da un corpo non nero è il coefficiente di assorbimento, A. Il coefficiente di assorbimento viene definito facendo riferimento a quanto detto all'inizio, cioè all'intensità della radiazione con cui viene illuminato un oggetto, per esempio un corpo nero o un corpo non nero. E questa intensità viene confrontata con quella che viene invece riflessa dal corpo nero. Quindi è un oggetto freddo che viene illuminato con una radiazione di intensità I con 0
E indichiamo stavolta con la I la luce riflessa, non, o meglio, non solo la luce, la radiazione elettromagnetica riflessa. Quindi qua nel considerare un corpo freddo, I0 è la radiazione incidente sull'oggetto. I è la radiazione riflessa, l'intensità della radiazione riflessa. Nel caso invece di un oggetto scaldato a temperatura T, I0 è l'intensità della radiazione emessa dal corpo nero. I è l'intensità della radiazione emessa da un corpo non nero. Indichiamolo come corpo qualsiasi. Quindi, anche se abbiamo usato gli stessi simboli, hanno significati diversi se andiamo a considerare un oggetto scaldato a temperatura T e un oggetto freddo. Per l'oggetto scaldato, intensità della radiazione emessa dall'oggetto diviso l'intensità della radiazione emessa da un corpo nero alla stessa temperatura. Per un corpo freddo, invece, I è l'intensità della radiazione riflessa, I con 0 è l'intensità della radiazione incidente sull'oggetto. Il primo rapporto viene chiamato coefficiente di emissione, il secondo rapporto viene chiamato coefficiente di assorbimento. Si può dimostrare che questi due coefficienti per uno stesso oggetto hanno lo stesso valore. Entrambi possono assumere valori compresi fra 0 e 1. Ma si può dimostrare che il coefficiente di assorbimento e il coefficiente di emissione hanno lo stesso valore per uno stesso oggetto. Cosa sta a significare questa uguaglianza? Sta a significare che se un oggetto è nero e quindi un ottimo assorbitore, quindi ha coefficiente di assorbimento uguale 1, questo è il corpo nero, allora necessariamente esso è anche un ottimo emettitore. Se invece un oggetto non è un corpo nero ed è un cattivo assorbitore, per esempio un oggetto che a noi appare come bianco, solitamente è un oggetto che riflette la gran parte della radiazione che incide su di esso. Allora, A sarà molto minore di 1. Beh, in questo caso E è anch'esso molto minore di 1. Quindi un cattivo assorbitore è anche un cattivo emettitore una volta che venga scaldato. Un ottimo assorbitore, o un assorbitore perfetto, qual è il corpo nero, è anche il miglior emettitore possibile. Detto questo, andiamo a esaminare quali sono le caratteristiche della radiazione emessa da un corpo nero che venga scaldato. Più in dettaglio, infatti, come si fa ad analizzare la radiazione emessa da un corpo nero? Beh, un corpo nero non emette ad una sola lunghezza d'onda. Un corpo nero, anche se viene scaldato, per esempio, a 3000 Kelvin e a noi appare di un intenso colore rosso, non emette soltanto lunghezze d'onda vicine a 700 nanometri. Lunghezza d'onda caratteristica del rosso, in realtà emette su molte lunghezze d'onda diverse, tutte sovrapposte fra di loro. Ciò che a noi appare di colore rosso è diciamo, la dominante della radiazione, ma in realtà ci sono molte lunghezze d'onda mescolate. Allora, come si fa a capire esattamente quante e quali lunghezze d'onda sono coinvolte nell'emissione di un corpo nero, a seconda della temperatura a cui viene portato? Beh, si fa in questo modo. L'oggetto che noi abbiamo identificato come corpo nero viene scaldato. Questa schematicamente è una fiamma, viene portato a temperatura T, dopodiché la radiazione emessa da questo oggetto viene inviata attraverso un dispositivo che sia in grado di separare geometricamente le lunghezze d'onda diverse fra loro. Un oggetto di questo genere potrebbe essere un prisma, cioè un oggetto trasparente a forma di prisma a base triangolare. È noto che questo tipo di oggetto è in grado di separare, quando ci sia della luce che incide su di esso, di separare le diverse componenti di questa luce producendo diversi colori. Significa che i raggi luminosi che arrivano su una superficie del prisma vengono deviati, fenomeno della rifrazione,
ad angoli diversi a seconda della lunghezza d'onda della radiazione componente. Quindi, per esempio, i colori che sto utilizzando chiaramente sono un po' immaginari, ma giusto per rendere l'idea. La radiazione rossa viene deviata in un modo, la radiazione di colore blu viene deviata in un altro modo. Il prisma quindi è in grado di separare le diverse componenti. I colori, ripeto, non sono realistici, è solo per rendere l'idea. In questo modo è possibile così scomporre la radiazione proveniente da un corpo nero per analizzare lo spettro di questa radiazione. Lo spettro è sinonimo per composizione in termini di lunghezza d'onda. E allora cosa facciamo? Il sensore utilizzato per misurare l'intensità della radiazione incidente, sensore potrebbe essere un po' come quello che viene utilizzato da una macchina fotografica per misurare l'intensità della luce che arriva all'obiettivo. Allora, questo sensore può essere posizionato una volta in corrispondenza delle lunghezze d'onda maggiori e poi possiamo spostarlo in modo da andare a misurare l'intensità a lunghezze d'onda via via diverse. Quindi viene spostato in posizioni diverse in modo da avere misure dell'intensità della radiazione a seconda della lunghezza d'onda che andiamo ad analizzare. Questa è una analisi spettrale della radiazione emessa dal corpo nero. Possiamo quindi costruire una tabella che contenga la lunghezza d'onda e l'intensità funzione della lunghezza d'onda. La lunghezza d'onda magari è espressa in metri e l'intensità è espressa in watt su metri quadri. I diversi valori di intensità misurati in corrispondenza dei diversi valori di lunghezza d'onda permettono di costruire un grafico. Un grafico che riporta i valori dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda. Bene, facendo questo tipo di analisi si osserva che per un corpo nero il grafico ha una forma che per ora esprimiamo qualitativamente, la vedremo più avanti in forma più quantitativa e dettagliata. Ha un andamento di questo tipo, quindi questa radiazione. Unendo tutti i punti che otteniamo dalle misure e riportati in tabella, si ottiene una curva a campana che ci mostra che esiste una lunghezza d'onda in corrispondenza della quale sia il massimo dell'intensità emessa. Questa lunghezza d'onda la indichiamo con lambda max, non nel senso che sia la massima lunghezza d'onda, ma è la lunghezza d'onda in corrispondenza della quale sia il massimo dell'emissione. Poi, per lunghezze d'onda maggiori e per lunghezze d'onda minori, l'intensità della radiazione emessa è inferiore. Esiste però un intero spettro di lunghezze d'onda per le quali si ha effettivamente emissione. Ebbene, quello che si osserva è che la posizione di questo massimo, cioè il valore della lunghezza d'onda del massimo, e l'altezza di questo massimo, cioè l'intensità della radiazione emessa in corrispondenza della lunghezza d'onda lambda max, cambiano in funzione della temperatura alla quale viene portato questo corpo nero. Per rendere l'idea, vediamo più in dettaglio una riproduzione matematica di questa curva a diversi valori della temperatura. Questa grafico abbiamo in ascissa il valore della lunghezza d'onda espressa in metri. Vediamo che le lunghezze d'onda riportate sono dell'ordine delle radiazioni del visibile o non troppo lontani dal visibile. Qui abbiamo 5 per 10 alla meno 7 che corrisponde al visibile, ma con valori inferiori e maggiori che si allontanano anche dalla banda del visibile. Per esempio, a 1 per 10 alla meno 6 siamo nell'infrarosso, 1,5 per 10 alla meno 6, 2 per 10 alla meno 6, qua siamo nell'infrarosso. Invece a 2,5 per 10 alla meno 7 siamo qui. Siamo già nell'ultravioletto e al di sotto, avvicinandoci verso lo zero, siamo nella banda dell'ultravioletto. Queste curve mostrano i risultati delle misure effettuate portando un corpo nero a diverse temperature. Precisamente, questa curva più bassa rappresenta l'andamento dell'intensità per un corpo nero portato a 2000 Kelvin. Poi abbiamo con un colore rosa
La curva corrispondente ad un corpo nero portato ad una temperatura di 2250 Kelvin. Con il colore blu abbiamo l'intensità in funzione della lunghezza d'onda per un corpo nero portato a 2500 Kelvin e così via. Andiamo a 2750 Kelvin, 3000 Kelvin. Chiaramente questi sono solo alcuni degli esempi. Possiamo subito notare però che la lunghezza d'onda in corrispondenza della quale si ha il massimo in questo grafico si sposta verso destra man mano che abbassiamo la temperatura, oppure al contrario, si sposta verso sinistra man mano che il corpo nero viene portato a temperatura più alta. Quindi il massimo dell'emissione si ha a lunghezze d'onda via via più piccole man mano che aumenta la temperatura del corpo. Inoltre, il massimo dell'emissione diventa via via sempre più alto, sempre maggiore man mano che aumenta la temperatura del corpo. Quindi un corpo nero che venga scaldato ha un'emissione massima tanto più grande quanto più grande la temperatura e una lunghezza d'onda corrispondente al massimo dell'emissione che invece diventa sempre più piccola man mano che aumenta la temperatura. Possiamo quindi subito osservare che per un corpo nero a 2000 Kelvin la maggior parte dell'emissione si ha nell'infrarosso. C'è una coda di intensità che viene messa nella finestra del visibile che grosso modo corrisponde a questa zona. Man mano invece che aumentiamo la temperatura, la componente di radiazione emessa nel visibile diventa sempre maggiore. Se tracciassimo le curve per temperature più alte di 3000 Kelvin, per esempio 4000, 5000, 6000, osserveremmo un'emissione che avviene soprattutto nel visibile e comincerebbe ad espandersi anche nella zona dell'ultravioletto. A temperature per esempio di 10-15000 Kelvin potremmo avere il massimo dell'emissione nella banda dell'ultravioletto. Possiamo riassumere ciò che vediamo da queste curve con due leggi sperimentali. Faccio uno specchietto riassuntivo. Le leggi sono due. La prima è la cosiddetta legge di Stefan. La legge di Stefan indica qual è l'intensità complessiva su tutte le lunghezze d'onda emessa da un corpo nero in funzione della temperatura. Quindi andando a sommare tutta la radiazione emessa dal corpo nero a qualunque lunghezza d'onda, quello che si osserva è che l'intensità emessa dal corpo nero è direttamente proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta. La costante di proporzionalità, indicata con la lettera sigma, si chiama costante di Stefan-Boltzmann. E ha un valore di 5,67 per 10 alla meno 8 watt su metri quadrati per Kelvin alla quarta. Osserviamo le unità di misura. C'è watt, che esprime la potenza, su metri quadri, visto che dobbiamo ottenere un'intensità, e poi c'è una quarta potenza della temperatura a dividere, visto che la costante viene poi moltiplicata per una temperatura elevata alla quarta. Quindi il risultato poi di questa moltiplicazione è effettivamente una intensità, cioè watt su superficie, watt su metri quadri, potenza su superficie. Questa è la legge di Stefan. La seconda legge riguarda invece la composizione in termini di lunghezza d'onda. Precisamente si osserva che la lunghezza d'onda in corrispondenza della quale si abbia il massimo dell'emissione è inversamente proporzionale alla temperatura assoluta. Quindi il prodotto di questa lunghezza d'onda per la temperatura assoluta ha un valore costante. Questa costante ha un valore misurato di 2,98, scusate, la riporto meglio, 898 per 10 alla meno 3 metri per Kelvin. Qui vediamo che trattandosi del prodotto di una lunghezza per una temperatura, l'unità di misura nel sistema internazionale è metri per Kelvin. Cerchiamo di avere un'idea delle possibili applicazioni di questi risultati sperimentali a qualche caso presente in natura. Prendiamo ad esempio il Sole. Il Sole effettivamente emette grosso modo come un corpo nero, per quanto strano questo ci possa sembrare. Il Sole a noi non appare nero chiaramente, ma non appare nero in quanto è molto caldo, quindi è un corpo nero che emette. Per capire quale può essere la temperatura di emissione del Sole come corpo nero, andiamo ad esaminare qual è il valore della lunghezza d'onda dell'emissione massima per il Sole. Il Sole a noi appare
di un colore bianco-giallo e in effetti la lunghezza d'onda del massimo dell'emissione per il Sole è di circa 510 nanometri, che effettivamente corrisponde ad una radiazione di colore giallo. Cosa significa questo in termini di temperatura? Beh, se prendiamo una lunghezza d'onda di 510 nanometri, noi sappiamo che il prodotto lambda T per la legge che abbiamo appena enunciato, che prende il nome di legge di Wien, deve valere 2,898 per 10 alla meno 3 metri per Kelvin. Possiamo quindi ricavare la temperatura dividendo la costante per la lunghezza d'onda del massimo dell'emissione per il Sole, cioè 510 nanometri. Quindi 5,1 per 10 alla meno 7 metri. Metri e metri si semplifica e otteniamo Kelvin. 10 alla meno 3 fratto 10 alla meno 7 diventa 10 alla 4. 2,3 circa diviso 5,1. Prendiamo quindi la calcolatrice per completare questo calcolo. Dobbiamo quindi eseguire la divisione di 2,9, l'approssimazione sufficiente con due cifre significative, diviso 5,1. Otteniamo 0,57 a due cifre significative. Quindi abbiamo 0,57 per 10 alla 4 Kelvin. Ho tradotto in decimale 5700 Kelvin, che di fatti è la temperatura conosciuta per la fotosfera solare, per la parte superficiale del Sole. Questa chiaramente è una delle applicazioni della legge di Wien. L'altra legge che abbiamo nominato, la legge di Stefan, invece riguarda l'intensità complessiva dell'emissione. La legge di Stefan permette di sapere quant'è l'intensità emessa dalla superficie di un corpo nero nota la sua temperatura. Vediamo quindi, facendo sempre riferimento al Sole, quanto può essere intensa la radiazione emessa direttamente dalla superficie del Sole. Se prendiamo una temperatura di 5700 Kelvin, viene fuori un'intensità di sigma temperatura alla quarta uguale a 5,67 per 10 alla meno 8 watt su metri quadri per Kelvin alla quarta per 5,7 per 10 alla 3 Kelvin, temperatura superficiale del Sole, elevato alla potenza 4. Il che significa, intanto occupiamoci delle unità di misura. Kelvin alla quarta e Kelvin alla quarta si possono semplificare e otteniamo watt su metro quadro, cioè l'unità di misura dell'intensità della radiazione emessa. Dopodiché, 10 alla meno 8, 10 alla 3 elevata alla quarta, 3 per 4 fa 12, otteniamo 10 alla 4. Poi abbiamo un 5,7 alla quarta per 5,67. Prendiamo di nuovo a prestito la calcolatrice. Allora, 5,67 per 5,7 elevato alla quarta è uguale a 5.985, quindi circa 6.000, cioè 6 per 10 alla 3. Otteniamo così 6 per 10 alla 3 per 10 alla 4 watt su metro quadrato. Quindi il valore di riferimento per l'intensità della radiazione emessa dalla superficie del Sole è 6 per 10 alla 7 watt su metro quadrato. In pratica ogni metro quadrato della superficie del Sole emette una potenza di 60 milioni di watt. Quindi ci rendiamo subito conto di come rapidamente cresca la potenza emessa dalla superficie di un corpo nero man mano che aumenta la sua temperatura. A 5700 Kelvin questa potenza diventa veramente grande. Il fatto che ci sia questa dipendenza dalla temperatura per la potenza complessiva emessa è visibile anche dai grafici che ho mostrato prima. Se andiamo un attimo a riprenderli, eccoli qua. In questi grafici si vede subito che oltre a crescere il massimo dell'emissione con la temperatura, aumenta in modo sensibile, visibile, l'area compresa tra l'asse delle ascisse e il grafico che rappresenta l'andamento dell'intensità in funzione della lunghezza d'onda. Vediamo
Quest'area, sotto la curva, rappresenta di fatto la potenza complessiva emessa per unità di superficie per una data temperatura. E quest'area diventa sempre più grande man mano che aumenta la temperatura. È proprio la dipendenza della quarta potenza della temperatura che è evidente anche in questo grafico. In fondo il grafico è rappresentato in verde, il grafico è rappresentato in rosso, che sono differenti in modo così drastico, differiscono sulla temperatura per ben poco. Il grafico in rosso corrisponde a 3000 Kelvin, il grafico in verde a 2750 Kelvin. È la dipendenza dalla quarta potenza della temperatura che determina una differenziazione così netta sui grafici. Riassumendo quindi quanto abbiamo visto, abbiamo per l'emissione termica di un corpo nero la validità della legge di Stefan Boltzmann, la legge di Stefan, scusate, che fa riferimento alla costante di Stefan Boltzmann, la legge di Stefan che mi dice che l'intensità è direttamente proporzionale alla quarta potenza della temperatura del corpo, e la legge di Wien, che mi dà un'informazione sulla composizione spettrale di questa radiazione emessa, e mi dice che la lunghezza d'onda in corrispondenza della quale sia il massimo dell'emissione è inversamente proporzionale alla temperatura. E quindi il prodotto di queste due grandezze è costante. La costante vale 2,898 per 10 alla meno 3 metri per Kelvin. Questo riassume un po' le caratteristiche principali dell'emissione di corpo nero. Ciò che diventa veramente interessante è cercare di dare un'interpretazione teorica di questo fenomeno di emissione. Cercare cioè di capire attraverso le leggi fondamentali dell'elettromagnetismo per quanto riguarda la radiazione elettromagnetica e della termodinamica per quanto riguarda il riscaldamento del corpo nero, come si fa attraverso queste leggi a dare un'interpretazione, prevedere questo tipo di comportamento, quindi riprodurre queste leggi alla luce delle leggi fondamentali, perché queste sono leggi fenomenologiche. La legge di Stefan e la legge di Wien sono leggi sperimentali, cioè danno un riassunto matematico delle caratteristiche sperimentali, delle caratteristiche misurate della radiazione emessa. Il tentativo di interpretare teoricamente questo tipo di comportamento alla fine dell'Ottocento è fallito alla luce delle leggi della fisica classica. Proprio lo studio della radiazione di corpo nero ha dato l'avvio allo sviluppo della teoria quantistica, e questo lo spiegheremo nella prossima lezione.